stamattina stiamo facendo manifestazione davanti alla provincia e praticamente i signori della provincia purtroppo sapevano dell'incontro che avevamo organizzato e in effetti non si è fatto trovare nessuno. Noi civilmente stamattina stiamo attraversando la strada cercando di fare in modo che la città non possa praticamente essere privata di queste manifestazioni. Praticamente la nostra lotta è che la fonderia dovrebbe essere localizzata da qui a un anno e mezzo o al massimo due. La storia viene da lontano perché praticamente il nostro posto di lavoro è stato messo a rischio perché giustamente dovevano essere fatti dei lavori, diciamo gli anni 90. Da un po' di tempo, diciamo da 6-7 anni a questa parte, man mano i lavori sono stati eseguiti. Purtroppo per fare la delocalizzazione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti gli enti, sia del comune, della provincia, della regione. Il nostro datore di lavoro ha già opzionato due zone e quindi siamo in attesa della delocalizzazione. Purtroppo in questi giorni ci è arrivata una tegola perché praticamente il giudice e noi abbiamo forte, con questo abbiamo forte abbiamo rispetto della magistratura, però quello che chiediamo è che debba fare al più presto le dovute indagini e far sì che la produzione possa riprendere nel più breve tempo possibile. Siamo molto amareggiati perché abbiamo fatto varie manifestazioni, però nessuno ci ascolta, la politica è assente. Questo è, diciamo, un po' è l'emblema del governo di Matteo Renzi, che ascolta solo petrolieri, banchieri, solo dove ci sono i loro interessi, la classe operaia loro non interessa. Siamo venuti qua davanti alla provincia, il presidente Camora, che io so, sono anche io, faccio un po' politica, già sapeva che noi venivamo qua, non ci è proprio venuto. Stiamo bloccando Salerno e non arriva. Non lo so, dite voi, un presidente della provincia che non accoglie un'azienda, una delle più grandi aziende d'Europa, secondo me, non d'Italia, d'Europa, e non accoglie nessuno. Adesso bisogna solo dire di che morte dobbiamo morire, cosa fare, delocalizzare. La prima cosa, noi non ci possiamo fermare, dobbiamo lavorare, altrimenti quando si è perso il lavoro, si è perso l'azienda, perde il lavoro, è inutile più delocalizzare, dobbiamo andare avanti. Ci danno qualche proroga di un paio d'anni, l'ingegnere è già pronto per delocalizzare, delocalizziamo e togliamo il disturbo da Salerno. E poi voglio precisare una cosa, queste battaglie sono 50 anni che queste, quando Pisano è andato, era zona industriale, dove sta Pisano? Chi ha dato l'ordine di costruire vicino alla fonderia? Perché adesso tutte queste cose, tutti questi errori li dobbiamo pagare noi della classe operaia? Perché? Per quale motivo? E poi la cosa proprio brutta, le istituzioni non ci sono proprio vicino, non ho visto nessuno, né dal sindaco, né dal presidente della provincia. Poi sono un po' deluso, io sono un grande ammiratore di Vincenzo De Luca, però non lo vedo in prima fila. Sì, ha detto la fonderia non deve chiudere, ma io lo voglio vedere in prima fila Vincenzo De Luca. Io sono un suo estimatore, l'ho sempre votato e lo voterò sempre, ma lo voglio vedere qua in prima fila a fare la battaglia. Perché lui ha detto che la fonderia Pisano non deve chiudere, in Campania non c'è più un'industria, non c'è, è rimasta solo la fonderia Pisano, che è un'industria sana, con dei veri industriali,
che ci mettono il lavoro, ci mettono i soldi, non come dicono le persone che hanno fatto credere in strada che sono degli assassini, non è vero, i Pisano sono delle persone serie, persone che hanno speso i soldi e ci mettono il lavoro, arrivano in fabbrica prima di noi. E se non salviamo queste aziende, quale vogliamo salvare? Il centro commerciale di Lettieri, Lettieri ne aveva 10 di fabbriche, sono fallite tutte. Quelle non sono fabbriche quelle là, quelle sono soldi, servono solo a pulire i soldi, durano un anno, due anni e poi scompaiono. Perciò io dico solo una cosa, questa è una battaglia che il governo deve prendere, ci deve mettere in prima fila. Prima il governatore De Luca e poi il governo, non so chi, Matteo Renzi, il ministro dell'Ambiente Galletti. Aspettiamo una loro risposta, altrimenti noi continueremo le nostre battaglie. È scesa in strada insieme ai suoi figli per testimoniare l'importanza della famiglia, che la famiglia si regge esclusivamente sul lavoro. Al centro c'è la vertenza legata alle fonderie di Pisano, con la chiusura delle fonderie ovviamente tanti posti di lavoro vanno in bilico. Qual è l'appello che state lanciando questa mattina qui all'ingresso del Palazzo Sant'Agostino? L'appello che lanciamo è quello di essere in campo, perché gli operai non possono perdere il lavoro dalla sera alla mattina e le famiglie alle spalle. Come viviamo? Io, a me lavora solo mio marito, questo è il problema. Qualcuno ci deve aiutare, non so, il prefetto, il sindaco, non so, arriveremo a Roma giovedì, non lo so, qualcuno ci deve aiutare, basta. Perché di certo non ci fermeremo. Non ci pensiamo proprio agguerriti, che se fino adesso è stata una cosa pacifica, una cosa, sempre dei limiti, giustamente, però siamo disgustati da tutte le istituzioni, sinceramente, perché siamo abbandonati, siamo proprio abbandonati. Questa situazione dura ormai da circa 7 mesi, in questi mesi come avete affrontato anche come famiglia le tante difficoltà che si sono susseguite dei giorni? C'è, in base c'è la tensione normale, le preoccupazioni, i bambini che crescono, è normale. Le spese poi magari le porteremo, non so, in comune, al prefetto, non lo so. Dovranno risolverci il problema, perché giustamente non avendo uno stipendio dalla sera alla mattina, le spese sono tante, le tasse. L'operaio ormai è la classe povera, però non viene aiutato da nessuno. E dite nome e cognome? Io sono Angelo Clemente, sono un rappresentante sindacale. Questa mattina insieme ai tanti lavoratori delle fonderie Pisano avete pensato di presidiare l'ingresso di Palazzo Sant'Agostino per avere un incontro con il Presidente della Provincia? Esatto, noi ieri abbiamo iniziato, diciamo, definiamolo un tour istituzionale. Siamo stati al comune ieri e il dottore Napoli molto, molto diligentemente ci ha fatto aspettare un po' perché era impegnato, giustamente, però alla fine ci ha ricevuto e ha dato modo a noi operai di dire le nostre verità e di chiedere quantomeno da parte dell'amministrazione comunale una volontà nel voler proseguire con questa azienda, accompagnarla a un'eventuale delocalizzazione e quindi perlomeno prendere in, diciamo, fermo restante la magistratura, e lì è un discorso a parte, ma la volontà di avere o meno un'azienda del genere nella città. Questa mattina invece con il Presidente della Provincia? Questa mattina volevamo chiedere nient'altro, la stessa cosa al Presidente della Provincia, nella qualità di un'altra amministrazione importante del nostro territorio. Volevamo chiedere se la Provincia, per le sue competenze, che sono anche superiori a quelle del Comune,
potesse perlomeno darci una mano per un'eventuale delocalizzazione, definire qualche terreno, dare qualche indicazione, dare qualche parola di conforto agli operai. Invece questi signori sembrano che vivono in un altro mondo, sono esseri soprannaturali che noi poveri mortali non possiamo ambire ad arrivare al loro cospetto.